Sono nette le parole del ministro dell'Interno sullo scioglimento per mafia di Anzio e Nettuno, le mani dell''ndrangheta sul litorale romano, la contiguità tra amministratori ed esponenti di una locale calabrese radicata da anni nei due territori, un sodalizio criminale che avrebbe preso il controllo dell'area, condizionandone il tessuto economico, sociale e politico, appalti pubblici affidati ad hoc, affari in svariati settori, concessioni balneari, servizi cimiteriali, gestione dei rifiuti. A far emergere un quadro preoccupante lo scorso febbraio era stata la maxi inchiesta denominata Tritone, coordinata dalla direzione distrettuale antimafia della capitale e culminata con 63 richieste di rinvio a giudizio, tra loro boss e affiliati. Associazione per delinquere di stampo mafioso l'accusa principale. A Piazzale Clodio i giudici si dovranno esprimere il 22 dicembre, intanto i due comuni, tre settimane fa, sono stati sciolti per mafia. Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, non fa sconti a nessuno e nella relazione conferma i collegamenti di alcuni esponenti della politica con la criminalità organizzata. Ne viene fuori un quadro inquietante, l''ndrangheta che si infiltra nella pubblica amministrazione con i clan che si impegnano nelle elezioni comunali per spostare pacchetti di voti e condizionare il risultato in cambio di appalti e favori, un business a cui avrebbero partecipato direttamente politici o loro familiari.